all'ultimo padre, l'ultimo brano della serata, ma anche l'ultimo padre che ascolteremo con le note di Giuseppe Verdi. Papà Germont, questo lo conosciamo tutti, Traviata di Giuseppe Verdi. Se qualcuno è venuto a vedere la proiezione cinematografica che è arrivata in Italia dall'Opera della Vallonie, ovviamente sa che io sono abbastanza critico, e in quell'edizione lì avevo criticato moltissimo proprio la scena del padre. Perché io questa sera ho visto le prove che stavano facendo all'ultimo momento, e quando ci si mette a leggere quello che ha scritto Giuseppe Verdi, c'è da mettersi le mani nei capelli, perché Verdi ha scritto ogni minima sfumatura, ogni parola, se non ci poteva metterne una ce ne metteva quattro di sfumature da fare. Perché quando si canta questo ruolo, d'accordo, ad esempio nella grande scena, quello che viene chiamato il duettone tra Papà Germont, che è appena prima di quest'aria, e Violetta Valéry, bisogna mettersi nell'ottica che lui entra in scena che è un certo personaggio, fisso nelle sue idee, che vuole difendere il figlio, vuole difendere l'onore della famiglia, ma in quel duetto cambia, per cui chi canta quest'aria qua deve partire con un certo tono e deve finire che è quasi qual figlia ma abbracciate di Violetta, per cui alla fine diventa in sintonia col personaggio. Lui, quando uno canta, non deve solamente poi seguire solo le note, ma deve anche far vedere che dentro di sé tutte le sere c'è un cuore di ghiaccio e poco a poco si scioglie. Per cui ecco, quando uno canta, nella voce ci deve mettere anche queste cose. Certo che in un concerto non si può più tanto fare, non abbiamo qui Violetta per poter fare la scena. Però pensate che quando siete in teatro, nell'opera lirica, deve passare attraverso la voce anche questo sentimento. Qui vediamo invece che lui riassume un tono un pochino più altero, perché non sta più parlando con Violetta, sta parlando col figlio, al quale ricorda l'onor patrio, diciamo, di Provenza al mare e il suolo, e lo vuole convincere attraverso questo ideale patrio di tornare a casa e lasciare questa donna di